Lasciate stare sta povera ragazza. Non si intrometta e faccia foto decenti se ci riesce. Ehi, lo so come ti senti. Chi? Sei a dieta da mesi e hai paura che il vestito sia stretto. E oggi ti sembra largo. In effetti un po' lo è. Ti senti brutta, goffa. Non dormi da giorni. Quando hai visto quella porta hai pensato, no, io non voglio passare la mia vita con quel coglione. Ma come si permette? Ma che cosa vuole lei? Adesso chiamo il deficiente e vi liquido tutti. Ecco. Come fa a leggermi dentro? È la prima volta che ci vediamo. Fotografo emozioni da 22 anni. Allora ascoltami. I 10 minuti prima della messa sono il peggio. La messa te la passerai tutta in apnea, ma la festa sarà bellissima. Piangerai, ma quel bel faccino ti farà male per il tanto sorridere. Ti stupirai di quanto tutti ti vogliono bene. Certo, non andrà tutto come previsto, ma le cose migliori saranno quelle che non ti aspetti. E ti prometto che questa sera avrai una luce diversa negli occhi. Il coglione è mio marito. Deficiente, rispondi. Tra 50 minuti uscirai da quella porta e penserai due cose. Uno, che in giro c'è di peggio. E due, che la vera tragedia è invecchiare da soli. Ti scioglierai, capirai che l'amore è questa roba qui, accontentarsi. Stasera il sesso sarà bellissimo. Tenta che non beva troppo, ma per male che vada, nel giro di 4 anni hai il 50% di possibilità di divorzio, dati Istat. Gli portiamo via tutto al coglione. Il deficiente ovviamente non risponde. Tanto lo sa che cos'è lei? Un genio. Questo qui è un genio? No, no, solo un fotografo. E a mezzanotte c'è l'NBA, per cui se possiamo, no? Andiamo! No, sto cazzo! Brava! Trucco, parrucco! Via! Veloce! Andiamo! Zoro, ammi la lingua! Prendi le goccine e ti fa bene! Ma che cosa? Che fai? Che le dai? Psicofarmaci! Prendili tu che sei fuori di testa! Fuori di testa sarà tua figlia! Pierre aspetta all'altare da mezz'ora. Mm. Dentro ci sono 40 gradi e io 3 bypass. Dove? Nell'anca? Perché il cuore non ce l'hai se non comprendi l'ansia di una ragazza che si sposa. Ma piantala, hai preso pure una ditta di pezzenti. Guarda com'è conciato. Ma piantala tu di fare la snob, ho speso 35.000 euro per i vostri capricci. Chiaretta, entriamo. Andiamo, tesoro. Ma dove andate? Devo entrare prima io. Insopportabile. Vai. No!